Beh, personalmente io non avevo dubbi sull'identità di corruttore di Berlusconi, del resto nemmeno la magistratura, visto che in primo grado l'ha condannato come corruttore. Quindi non mi meraviglia che abbia cercato di corrompere, nella sua natura considerare merce tutto quello che esiste, compreso le persone, e quindi non mi meraviglia che abbia cercato di comprarsi la maggioranza per poter ancora una volta sfuggire alla giustizia che da 20 anni lo insegue, insomma, usando e abusando, soprattutto abusando del potere pubblico e tradendo il mandato elettorale che gli è stato dato dalle persone oneste in buona fede. Non parlo delle persone interessate della sua corte perché quello l'avrebbero comunque, lo voterebbero comunque, ma io parlo delle persone oneste del centrodestra che sono capaci di indignarsi quando vedono la corruzione, quando vedono il non rispetto della Costituzione, della libertà e della democrazia. Credo che nel centrodestra ci siano e spero che questa esperienza concreta riesca in qualche modo ad indignarli e a farli riflettere, e cercando di fargli capire il male che hanno fatto a se stessi e che stanno facendo a tutti noi quando hanno votato Berlusconi, Bossi, l'intero centrodestra, perché ormai la Lega e Bossi e Berlusconi sono due facce della stessa medaglia, uno un corruttore, l'altro un nepotista, che appunto ha portato nel Parlamento nel Parlamento lombardo suo figlio, quando c'era tanti altri giovani che avrebbero meritato più della trota di essere in Parlamento, ma non ci sono andati perché non sono figli di Bossi, ma ormai la Lega si sta cominciando a capire che non c'è molta differenza tra Bossi e Berlusconi. Riflettete.